Le aziende e le enterprise a tutti i livelli ormai hanno sdoganato le tecnologie open source come fondamento per poter garantire il corretto funzionamento aziendale. Ciao Jacopo, che bello averti qua perché così ho l'occasione di parlare con te di una cosa che mi sta veramente molto a cuore, perché io stesso ho vissuto ormai più di 20 anni fa cosa vuol dire creare un'azienda con un modello di business basato sull'open source. E tu oggi stesso, ecco, sei sicuramente molto noto con SIGAP proprio per aver costruito un'azienda che è basata su tecnologia open source. E peraltro con anche la particolarità di essere passato da quella che inizialmente era un'azienda di consulenza ad un'azienda che è riuscita ad andare avanti da sola, senza fondi di terzi, in quella che poi è diventata un'azienda di tecnologia, un vendor indipendente. Quindi volevo sapere innanzitutto com'è stato il tuo percorso da tecnico, perché fondamentalmente tu sei nato anche proprio come figura tecnica, sino ad oggi diventare imprenditore di prodotto in un campo tech. Poi anche proprio come hai costruito l'azienda e che tipo di scenario stai affrontando oggi, proprio pensando a quello che è open source e come lo stai anche, diciamo così, riuscendo a monetizzare. Beh, innanzitutto grazie mille, sono super felice di essere qui con te, con voi. E assolutamente sì. Allora, da dove parto? Parto dall'inizio, faccio una mini introduzione di SIGAP. Per chi non ci conosce, noi siamo una startup, siamo basati a Milano, in realtà poi nasciamo un pochino con il modello remote first, e quindi abbiamo persone distribuite un po' in tutta Italia barra Europa. E appunto abbiamo la particolarità di essere un vendor e cosiddetto enterprise open source, quindi che ha come modello di business quello di fornire supporto a quelle che sono tecnologie open source standard. Poi noi abbiamo in questo momento un verticale specifico che è quello della infrastructure automation e mondo cloud native, ok? Quindi tecnologie cloud native e quello che sono è lo stack che ci gira intorno. È ovvio che poi il mondo dell'enterprise open source è molto più ampio e quindi ci sarà sicuramente spazio di espanderci nel tempo. Da dove nasciamo? Come hai anticipato, SIGAP nasce come in realtà una piccola azienda di consulenza. Noi diciamo che abbiamo sfruttato quello che è stata la rivoluzione cloud native nel mondo dell'infrastruttura, quindi la nascita di Kubernetes e tutto quello che è la nicchia, che inizialmente era una nicchia e che poi è diventato uno standard vero e proprio, e abbiamo sfruttato insomma il fatto che i grossi vendor tradizionali storicamente diciamo che hanno lasciato un buco, anche loro hanno dovuto diciamo supportare e attraversare questo, diciamo, il cambiamento imposto da Kubernetes, e questo ha creato di fatto uno spazio di opportunità ed è quello che ci ha permesso di crescere e permesso di fare poi di fatto la cosiddetta trasformazione da azienda di pura consulenza ad azienda di puro prodotto. Giusto per dare un attimino un time frame temporale, SIGAP nasce nel 2017 appunto come aziendina di consulenza. Di fatto ero io che facevo consulenza e piano piano ho iniziato ad assumere persone che lavorassero con me. Oggi siamo circa una quarantina di persone, poco più, e il nostro mestiere appunto non è più tanto quello di fare progetti, ma è quello di sviluppare la nostra distribuzione Kubernetes e tutto quello che è lo stack cloud native che ci gira intorno e supportare organizzazioni che vogliono intraprendere quel tipo di percorso tramite il nostro stack tecnologico e chiaramente le competenze che gli mettiamo a disposizione per adottarlo correttamente. Come hai accennato tu, e questa è una cosa di cui io vado particolarmente fiero, in realtà noi fino a dicembre dello scorso anno, quindi per i primi 3 anni, non abbiamo raccolto capitali, di conseguenza siamo cresciuti in maniera totalmente diciamo organica, e che vuol dire che siamo arrivati a 30 più persone in maniera organica, e non è una cosa esattamente banale, e soprattutto per noi il 2020 è stato un anno di crescita a tripla cifra, di conseguenza è stato estremamente impegnativo e pieno di diciamo di soddisfazioni. Questo fino a dicembre. A dicembre ci siamo poi
seduti con il team attorno a un tavolo e abbiamo deciso di onboardare un investitore che fosse, diciamo, allineato con la nostra missione, per poi permettere a terra che cosa? Di fatto un'accelerazione su quello che è il nostro modello di business, ok? E anche per rinnovare un attimino la governance dell'azienda. Io sono in questo momento chiaramente l'amministratore delegato e il fondatore di SIGAP, e come dici tu, in realtà sono un amministratore delegato barra fondatore anomalo, perché io sono un tecnico. Ho fatto DevOps per tanti anni, prima ancora facevo l'ingegnere software, e faccio parte, diciamo, di quel filone che RedMonk, per chi li conosce, sono tipo un Gartner di nicchia, okay? Che RedMonk ha definito l'ondata di founder tecnici. E questa è una cosa molto molto bella, quindi delle figure tecniche che fanno il salto, tra virgolette, verso un mondo un pochino più manageriale, però rimanendo comunque ibridi, e c'è grandissimo valore in questo. Ma guarda, questo tra l'altro è una configurazione che a me piace particolarmente, perché una provocazione che spesso lancio, che cito molto spesso anche in queste chiacchierate, è la mia visione di quella che poi diventa anche nel futuro la figura del CTO, che è sempre di più destinata a essere invece il CEO e viceversa. Quindi, siccome comunque ormai la tendenza a essere tech companies c'è, cioè un po' in tutti i settori, poi nel vostro caso specifico voi proprio nascete come chi crea della tecnologia, quindi è chiaro che questo tipo di impostazione io la vedo sempre più reale, e tu ne sei proprio un caso pratico. Quindi c'è questa unione tra figure tecnologiche e invece imprenditoriali che secondo me fanno molto la differenza in quello che può essere il successo di un'impresa. E tra l'altro i vostri numeri, anche per come l'hai raccontato tu stesso, questo sicuramente lo dimostrano. E in più devo dire che la cosa a maggior ragione è proprio per il contesto, perché io stesso, come dicevo, ho vissuto bene il discorso di creare un'azienda basata in qualche modo sull'open source, un modello di business open source che sia di supporto a tecnologie già esistenti o un proprio prodotto che viene lasciato in open source, che poi ha anche una parte commerciale. Quindi so bene che è anche molto difficile. Adesso, chiaro, il mondo Kubernetes è una nicchia peculiare che ha delle difficoltà, voi avete trovato la soluzione a dei problemi molto sentiti, come hai detto tu stesso, perché effettivamente parliamo comunque di un settore, di una tecnologia che è molto complessa, questo sicuramente. Ecco, il fatto che voi siete riusciti a costruire anche persino una distribuzione, che è quella molto nota, Fiori, quindi questo è sicuramente anche a livello sia tecnico che imprenditoriale un qualcosa che secondo me vale la pena proprio approfondire. Quindi volevo anche chiederti da questo punto di vista qui, quali difficoltà hai trovato nel far sì che un modello di business, comunque in qualche modo basato sull'open source, sulla tecnologia, sia riuscito poi a crescere così tanto? Allora, questa è una domanda super rilevante e molto, molto interessante in realtà per quello che è stato il nostro percorso. Allora, il mercato ha bisogno di figure come la nostra, quindi in questo momento in realtà è stato quasi naturale, tra virgolette, per noi evolvere come modello di business verso un modello support-like anziché progetti fatti in consulenza. Diciamo che come dicevi tu, sicuramente il mondo Kubernetes è una tecnologia che richiede conoscenze dal basso livello alle tecnologie più tradizionali DevOps. È sicuramente una nicchia, è sicuramente una nicchia che però è cresciuta tantissimo, quindi da lì per noi l'opportunità. La cosa forse più interessante nel nostro caso è in realtà la tipologia di mercato, nel senso che noi ci confrontiamo noi siamo un vendor indipendente, io questa cosa non smetterò mai di stressarla, però questo che cosa significa? Significa lavorare in un contesto fatto di titani, nel senso che diciamo che i nostri, da una parte, collaboratori, quando facciamo PR su progetti open source, quindi si lavora di fatto nella nostra nicchia si parla di different company, same team, quindi da una parte ci si trova a lavorare dall'altra poi sul mercato ci si confronta in termini di soluzioni, ma ripeto, chi noi troviamo di routine dall'altra parte sono aziende come IBM, Red Hat, Google, VMware e via dicendo. E quindi è ovvio che come startup uno deve dare dimostrazione, uno, di essere sicuramente estremamente consistente nel proprio lavoro. E riuscire a costruire, diciamo, un bond of trust con i propri clienti, che tipicamente sono comunque realtà critiche.
cioè che hanno bisogno di far girare workload critici, e quando parliamo di Kubernetes parliamo del cuore di tutta l'infrastruttura. Quindi se salta il cluster Kubernetes, tendenzialmente ci sono dei grossissimi problemi, bisogna essere in grado e avere una struttura per poter intervenire in tempi rapidi. Dall'altra, un grossissimo effort di prodotto, perché star dietro a quelli che sono i tempi di sviluppo di un ecosistema come quello Cloud Native, che evolve in maniera estremamente veloce, certamente ci ha portati a strutturarci in un modo particolare. La cosa particolare che ci tengo a sottolineare di schiaffo è questa: noi, e forse appunto quello che dicevi anche tu, noi siamo una realtà prettamente di engineering. Paradossalmente, delle 40 rotti persone di cui siamo, 40 saranno ingegneri. Ok, quindi abbiamo costruito un team di engineering molto molto forte, e forse anche perché rispecchia un pochino il mio background, tra virgolette, e siamo sicuramente una delle poche realtà, in questo credo che stiamo facendo molto molto bene, che ha un forte team di engineering in Southern Europe. Ok, quando invece normalmente quando si parla di engineering si parla di Stati Uniti o si parla di Central Europe al massimo. Questo chiaramente è uno degli aspetti attualmente particolarmente apprezzati dai nostri clienti, dalle persone, insomma, dai nostri partner, dalle realtà con cui andiamo a lavorare, perché trovano delle competenze vicine a loro che vengono valorizzate correttamente. Okay? E quindi in realtà paradossalmente questa è una cosa che mi sento di condividere: noi siamo cresciuti tantissimo proprio per questa impostazione prettamente ingegneristica dell'azienda. Per noi l'aspetto sales è una cosa che, ad esempio, stiamo facendo crescere in questi, diciamo, in questi mesi, ma noi abbiamo, fino all'altro ieri, letteralmente non avevamo sales, e quindi capite che quello sicuramente è stato uno degli aspetti diciamo, una delle challenges di crescere come azienda, come hub di ingegneria. Scusa, sto Ah, guarda, mischiando un po' di sì. No, argomenti, sono cose, però sono cose che ma è penso. molto, molto interessante, ma perché in realtà, cioè, di peculiarità ne avete così tante che oggi vorrei approfondire un po' tutte, anch'io non so da quale domanda partire perché ne ho tante. Ma infatti, guarda, rispetto a quello che dicevi, no? Un'altra cosa che è peculiare è proprio questo, il fatto che voi siete un'azienda di prodotto, ma i vostri utenti non sono quelli che sono gli utenti finali di un servizio B2B o B2C. I vostri utenti fondamentalmente sono a loro volta tecnici, mettiamola così. Quindi quella che voi avete costruito è comunque una realtà che ha a che fare con un tipo di utenza che è anche molto esigente da questo punto di vista qui e che richiede anche un mindset sicuramente diverso anche in termini di evoluzione della stessa piattaforma o nel vostro caso anche della distribuzione Kubernetes e vari progetti che portate avanti, so che ce ne sono anche altri, che è diverso dal portare avanti lo sviluppo e l'evoluzione di un asset tecnologico che però è un prodotto, un servizio digitale, no? Quindi è un tipo di mentalità diversa. Ecco, non parlavamo anche proprio qualche giorno fa in un incontro del sito Lunch su Clubhouse, proprio di questa differenza qui di visione. E anche questa qui è una cosa che mi interessa sempre molto, perché a mia volta l'ho vissuta, quindi so perfettamente che costruire un prodotto di questo genere ha delle logiche e delle attenzioni ben diverse, anche ad esempio di aspetti di developer experience, intesa non come employee experience, perché c'è anche quella versione di developer experience, ma proprio l'uso che la parte tecnica, che in questo caso poi non è soltanto developer, immagino il vostro caso, fa e ha di quel prodotto, quindi la documentazione, il fatto che ci debba essere magari anche una community, quindi è un modo diverso di portare avanti un progetto di questo genere qui. E quindi, siccome sono pochi gli esempi che abbiamo, soprattutto in Italia, di cose del genere, perché effettivamente di vera e propria tecnologia intesa come la fate voi, in Italia ancora purtroppo se ne fa poca. Quindi sono sempre casi molto rari questi qui che io ho sempre piacere di analizzare e volevo sapere qual era la tua personale visione. Innanzitutto, proprio come persona tecnica nell'evoluzione della vostra, di tutto ciò che avete creato, poi anche a livello imprenditoriale, di questo tipo specifico qui di impostazione. Quindi, quando l'utente è a sua volta una figura tecnica. Sì, allora, in realtà c'è da dividere sicuramente due aspetti. Parliamo prima della parte puramente, diciamo, tecnica e operativa, e poi c'è tutta la parte invece appunto imprenditoriale. Partiamo dai nostri punti di forza, cioè partiamo da quello che per noi è stato, diciamo, sicuramente un punto di forza.
ovvero il fatto che come punto di partenza i nostri clienti eravamo noi stessi, cioè erano persone come noi, ok? Quindi noi siamo partiti dal fatto che avendo una componente di cliente interno, noi abbiamo, diciamo, uno dei team che è quello di, diciamo, di customer success, è quello che lavora di fatto con i nostri clienti, di fatto quelle persone lì sono gli stessi utenti, ok? E hanno più o meno lo stesso mindset di cui faccio parte io stesso, di quelli che sono i nostri, diciamo, di quello che è il nostro, tra virgolette, target, di quelli che sono gli utenti che poi vanno a utilizzare la nostra distribuzione. Quindi, dal punto di vista, passami il termine, tecnologico, soddisfare le richieste proprio in termini di tool, in termini di dipendenze, in termini di stack tecnologico, in termini di prodotto, chiamiamolo quello che è. Come vogliamo andare a soddisfare questa componente interna è già stato un driver importantissimo per la nostra crescita. Non basta, come hai accennato tu, noi stiamo imparando di hard way e sul campo e ogni errore fa male, ma diciamo che ti fa crescere tanto, che non è sufficiente, nel senso che ci sono tantissime altre componenti. Facendo pure ingegneria, perché ripeto, come dicevi tu, noi non abbiamo il SaaS, non abbiamo il product, cioè un business diverso dove la tecnologia è l'abilitatore. Noi facciamo tecnologia per la tecnologia, ok? In quel contesto lì, ad esempio, abbiamo imparato il valore della documentazione, quindi avere la documentazione, in realtà spesso la documentazione è il vero prodotto. Cioè, puoi avere la cosa più bella del mondo, ma se non metti la community nella condizione di poter utilizzare e contribuire a quello che tu stai facendo, in realtà non stai perseguendo la tua vera missione, numero uno. E quindi sicuramente sulla parte di documentazione è una delle cose che noi ancora oggi stiamo imparando a fare, ok? Ed è uno degli aspetti, ripeto, forse più importanti. C'è poi tutto il tema della community. Il tema della community è un tema grosso, è un tema complicato. Da una parte noi ce l'abbiamo, tra virgolette, passiamo in termine, embeddato nel sangue perché arriviamo da lì. Ok? Cioè, SIGAP nasce dal Kubernetes and Cloud Native Milano Meetup, nasce dal Milano DevOps Meetup. Lì ho incontrato tutte le persone chiave che poi nel corso della mia carriera si sono dimostrati mentori, si sono dimostrati guide, si sono dimostrati clienti, cioè lì veramente noi arriviamo da lì. Fare community bene è un altro degli aspetti challenge. Perché? Perché l'approccio standard del vendor è quello di sfruttare, tra virgolette, la community, cioè assumo il mio developer advocate che va in giro a parlare dei miei prodotti, della mia tecnologia e va bene, ma lì purtroppo spesso si scade nella marchettata. Fare community vera è un'altra cosa, ok? Fare community vera vuol dire lavorare insieme ai tecnici, a prescindere chiaramente dall'aspetto puramente di guadagno diretto, ok? Ed è una cosa in realtà stupenda, perché poi fare community significa anche tante altre cose, skill, soft skill, hard skill, significa conoscere persone, significa costruire proprio un ecosistema attorno al proprio modo di fare azienda, alla propria cultura aziendale. E quella è una cosa che anche lì, ripeto, noi arriviamo da lì, più si cresce e più cerchiamo di farlo in maniera strutturata, più è chiaramente complicato, è una delle grosse sfide che abbiamo davanti, ma è sicuramente l'aspetto che a me personalmente, ma per come sono fatto io, intriga di più e affascina di più, cioè su cui credo che potremo avere un impatto positivo molto importante. Su questo, tra l'altro, c'è anche un'ulteriore cosa che è peculiare, perché quando parliamo, ad esempio, di CTO, leader tecnologici, eccetera, lo facciamo appunto di solito pensando a quei contesti che citavo prima, quindi prodotti, servizi, piattaforme digitali, SaaS, eccetera, e quindi leader tecnologici che hanno un certo tipo di impostazione, diciamo che sono alcuni attributi, alcune leve che il CTO muove, che nel caso di un'azienda come la vostra però sono un po' diverse, perché ad esempio nel vostro caso io mi vedo che comunque chi gestisce la parte tech lo fa però anche in un'ottica di appunto evangelism, cioè proprio per il fatto che voi avete anche una community, no, che è fondamentale come dicevamo prima, però
Ecco, anche chi gestisce, chi decide anche gli aspetti tecnologici della vostra tecnologia, immagino che sia il primo a questo punto a mettersi appunto in contatto con le persone all'esterno. Quindi anche per questo mi viene a dire che non avete più bisogno più di tanto di una funzione sales tradizionale, perché in realtà proprio per il fatto che avete degli utenti che a loro volta sono tecnologici, e voi dovete fare essenzialmente evangelismo della vostra tecnologia, anche qui mi fa venire in mente che, insomma, diciamo, facendo un parallelo tipo al CTO di AWS, ecco, lui è un classico esempio di CTO evangelista, chiaramente bravo anche sugli aspetti puramente tecnici, ma soprattutto ha un contatto anche con quelli che sono i clienti, i potenziali clienti, quindi anche questa qui è una peculiarità che non si incontra spesso, quindi anche su questo volevo capire un po' la tua visione, approfondendo già il discorso che hai fatto sulla community e tutto, chiaro perché è collegata, però c'è questo aspetto qui Certo. importante di comunicazione che è essenziale, direi. Assolutamente sì, e penso che tu abbia proprio in realtà centrato il punto. Noi ce l'abbiamo veramente un po' cablata nel DNA questa cosa, di cui spesso neanche magari ci rendiamo conto in maniera esplicita, però sia io che tutte le persone, diciamo che hanno impatto sulla roadmap, siamo persone che veramente arriviamo dalla... cioè, viviamo di community, ok? Ma storicamente nel nostro background, e questa cosa è molto molto vera. Aggiungo anche il ruolo dei tecnici in questo aspetto, cioè proprio perché per noi la community ha diciamo, un'importanza così, così forte, abbiamo delle politiche particolari, cioè che cosa vuol dire? Spesso quando noi selezioniamo le persone, la tipica domanda che ti viene fatta, che ci viene fatta è: ma avrò il budget per partecipare alle conferenze, piuttosto che c'è una quota di tempo, una quota di budget dedicata a studio, piuttosto che a comprare libri, prendere certificazioni? Da noi è, cioè io a volte rimango stupito, in realtà, allora, in realtà non rimango stupito perché nelle mie precedenti esperienze capisco perfettamente il senso della domanda e va bene. Noi chiaramente abbiamo in questo un approccio molto diverso, nel senso che essendo che appunto community e certificazione e competenza hanno un ruolo così importante ed per molteplici motivi, ok? In realtà da noi il budget è unlimited, cioè, ma io questa cosa non la dico tanto per tirare la supercazzola, la dico perché è vero, tu sei incentivato, cioè più conferenze fai, più prendi certificazioni, più diventi bravo in qualcosa di specifico, e meglio è per noi, è il nostro core business quello. Okay. Avere il tecnico che diventa ambassador, passami il termine, non tanto dell'azienda quanto della cultura aziendale, è la cosa principale per una realtà come la nostra. Okay? E quindi questo è uno, diciamo, probabilmente a livello di sempre cultura aziendale, è uno dei meccanismi embeddati nel nostro tipo modello di business, diciamo, migliori, e che attrae, che è chiaramente uno dei grossi attrattori poi di persone. All'interno del team. E quindi assolutamente sì, cioè tutti sono incoraggiati a qualsiasi livello a far parte della community. Paradossalmente, io spesso mi cazzo, si può dire, tra virgolette, ovviamente, quando vedo che ci sono persone che magari invece, poi è ovvio che non tutti sono portati a vivere la community nello stesso modo, è una cosa molto personale. Però veramente io questa spinta cerco di darla, e nel momento in cui vedo che ci sono persone che non fanno tanto parte di quel mondo lì, cerco di spronarle. Poi, ripeto, è una cosa molto personale, quindi, però è una, per noi è veramente fare business a tutti i livelli. Una curiosità, tu ancora metti mano alle varie cose che producete o ormai ti sei astratto? Allora, ci provo, nel senso che nel senso che diciamo che cerco di ritagliarmi settimanalmente, bisettimanalmente, delle ore o delle mezze giornate da dedicare al codice o da dedicare comunque a tutti questi aspetti operativi, cioè dal mondo community al mondo a quelli che sono i nostri progetti open source. Perché? Perché combatto il burnout in quel modo lì, è la cosa che mi piace più fare. Poi è ovvio che
purtroppo gestire un'azienda di 40 persone ha le sue complessità, e quindi sei naturalmente pushato dalle contingenze di tutti i giorni a fare altro. Però diciamo che quello è uno spazio che cerco di proteggere con le unghie dai disturbi esterni. Mettiamola così. Questo è molto interessante perché anch'io cerco sempre di ritagliarmelo questo spacchetto, nonostante ormai gli anni un po' di gestione d'azienda, perché è una parte molto interessante questa qui, perché comunque ci tiene allenati su tutta una serie di capacità. Ecco, te lo chiedevo perché in effetti molti founder tecnici, come è il tuo caso, poi non sempre riescono a tenere questo tipo di approccio, che in alcuni casi ci può stare, però è possibile, si cerca sempre di tenere almeno una piccola quota per tenere le mani in pasta, no? Quindi hands-on. E infatti qui ti volevo chiedere un po' qual è anche il percorso che hai avuto tu in questo senso qui, perché ecco una cosa che emerge spesso quando faccio questo tipo di chiacchierate, no? Anche con aziende che diventano scale up, è che la cosa che viene fuori è che praticamente nell'arco di 6 mesi, un anno, quello che succede è come se l'azienda fosse completamente nuova, no? Perché quando cresce cambiano completamente le sfide. Credo che sia accaduto anche voi, perché nel giro di 3-4 anni, che siete arrivati a 40 persone, penso che le sfide che tu abbia dovuto gestire sono state tante. A parte il discorso iniziale, mondo consulenza, che poi dopo magari ci rientriamo perché vi do delle curiosità, però sicuramente siete cresciuti in maniera forte, anche il 2020, come dicevi, una crescita 3x micidiale, anzi complimenti. Ma mi immagino che questo abbia cambiato molte cose anche proprio nel tuo approccio da founder tecnico iniziale a imprenditore oggi, che rimane sempre un po' hands-on, che però deve vedere le cose in maniera assolutamente diversa. Quindi voglio sapere se anche poi nel tuo caso c'era questa percezione che ogni anno è come se l'azienda fosse completamente nuova. Non è una percezione, è un dato di fatto, quindi la risposta è assolutamente sì. Cambiano le dinamiche, cambia. Diciamo che aumentando il numero di persone, aumentando il numero di teste, la complessità aumenta non linearmente, ok? E quindi l'azienda cambia proprio faccia nel tempo, e tu come founder devi cambiare con l'azienda. E questo è molto molto complicato. Nel mio caso specifico, poi, come dici tu, allora io arrivo da un background tecnico, io sono un tecnico, ok? Che cosa significa? Significa che noi siamo partiti, che il nostro, diciamo, essendo come founder tecnico, quelle che sono le tue più grandi forze sono anche le tue più grandi debolezze contemporaneamente, man mano che l'azienda evolve. Perché? Perché se all'inizio tu dai un'impronta molto pragmatica, molto basata sulla competenza, molto basata sul no bullshit, passami il termine, molto basata su il creare valore poi effettivamente per l'azienda, e quindi in maniera indiretta anche per chi utilizza la tua tecnologia, negli anni chiaramente l'approccio cambia completamente, cioè la tua missione non è più scrivere codice o far sì che la tecnologia venga, quello che fai venga adottato correttamente. La tua missione è quella di abilitare gli altri perché questa cosa avvenga. E questa è una cosa che tuttora sto imparando, perché l'azienda è cresciuta molto molto velocemente, ed è sicuramente la mia personale sfida maggiore. Diciamo che il 2021 è dedicato ad affrontare questo tema, questo specifico tema, non tanto mio, ma proprio di evoluzione dell'azienda, far sì che scali, che possa scalare poi in termini di competenze ingegneristiche, in termini di valore per i clienti, in termini di, insomma, un po' a 360 gradi, in realtà poi con un obiettivo che è quello consistente del giorno zero, cioè mantenere la propria missione inalterata. Okay, e noi su questo siamo insomma molto determinati, quindi assolutamente, assolutamente è un problema vivo e reale, e non è neanche detto che le persone, perché poi questo è un po' vero a 360 gradi, cioè è vero per me come founder, ma è vero poi per tutte le persone dell'azienda, non è detto che le persone che ti abilitano un giorno zero ti abilitano poi il giorno uno, e quindi quella è un ulteriore grado di complessità che va gestito.
Sì, infatti te lo chiedevo proprio per questi aspetti qui, perché siccome anche un po' nel sito Mastermind abbiamo avuto vari casi come il tuo di persone che a un certo punto si trovano ad affrontare una crescita importante che gli fa diventare a tutti gli effetti una scale up lanciata e quindi l'esperienza è proprio questa qui, che a un certo punto si va ad affrontare una sfida molto importante sulla quale anche qui spesso si è molto soli. Anche per questo abbiamo cercato un po' di costruire quella massa critica per confrontarsi, avere mentoring su queste cose qui, perché poi qui è facile, appunto, essendo anche un nuovo set di skill quello da costruire, fare degli errori che effettivamente anche molti altri già hanno fatto. Quindi anche su questo un po' volevo capire esattamente quali erano già le esperienze che hai avuto e quali erano dei consigli che potevi dare per chi si ritrova o si ritroverà in questa fase, se già hai qualche indicazione un po' da trasferire. Il Post che è un percorso che consiglio, stai facendo tu stesso, chiaro. esatto, allora il consiglio più grande che, anzi sono due consigli che mi sento di dare. Il primo è di costruirsi un network di advisor che ti possa supportare nel percorso. Per me questo è stato centrale e vero in tutte le fasi di crescita dell'azienda. Cioè circondarti di persone che in maniera disinteressata ti supportano nella crescita dell'azienda è assolutamente centrale. Mettendoti a disposizione network, competenze, esperienza, questo è centrale. Come trovi queste persone? Questa è la parte difficile, nel senso che come trovi queste persone in realtà non è scontato. Ci sono community dedicate proprio a fare questa cosa. E poi c'è la capacità di ogni founder e CEO di costruire rapporti che vadano oltre che vadano un po' oltre in generale, ok? Quindi sicuramente ci sono tanti imprenditori là fuori che proprio perché hanno attraversato tutto, hanno fatto tutto il percorso da soli e capiscono perfettamente appunto la solitudine, tra virgolette, ok? Di gestire un'azienda e di prendersi tutti onori e oneri, mettono veramente a disposizione, sono molto molto disponibili nel fare network e nel dare consigli e quindi per chi parte da zero mi sento sicuramente di dire usate, mandate una mail, chiedete la mezz'ora di disponibilità se c'è qualcuno che ha un riferimento che ritenete essere valido, ok? Perché ragionevolmente in realtà le persone sono tendenzialmente gentili e disponibili, quindi credo che il punto di partenza sia quello. E l'altra cosa è chiaramente di far crescere il proprio ego e la propria maturità cioè di professionale, di farli crescere insieme all'azienda. Cioè, paradossalmente, più persone hai, più il tuo ego deve diventare piccolo. Perché devi abilitare gli altri. Se non abiliti gli altri, poi le persone se ne vanno e questo non va mai bene. E quindi mai prendere niente sul personale perché non c'è niente di personale nel lavoro. Fare del proprio meglio, essere coscienti che il proprio lavoro è proprio quello di mettere gli altri nella condizione di fare il meglio possibile. E chiaramente maturare la propria esperienza, quindi far bagaglio di quello che è il proprio passato professionale. Nel caso mio tecnico è stato la miccia, diciamo, che ha innescato poi tutto il processo. E dall'altra non fermarsi mai nell'imparare, quindi quando bisogna fare un passo indietro e non occuparsi più di cose tecniche, perché a volte le persone hanno la priorità, spesso le persone hanno la priorità. Bisogna essere disponibili a farlo, bisogna essere disponibili a imparare a fare anche quello. Molto interessante questa prospettiva che hai citato sul discorso dell'ego, no? Proprio perché poi, tra l'altro, in un'azienda che cresce molto, anche il numero di persone, manca un po' quello che magari è l'effetto famiglia che c'è all'inizio in un'azienda che si è appena fondata, no? Quindi anche il tipo di rapporto purtroppo non può essere più quello che c'era inizialmente quando le persone erano poche, in cui un giorno si parlava con tutti. Le cose cambiano, quando sei in 40 poi non riesci a dedicare la stessa quantità di tempo tutti i giorni a tutte le persone, quindi anche da quel punto di vista diventa anche molto più facile essere un po' fraintesi, quindi se uno mette in mezzo anche l'ego,
È chiaro che effettivamente qualche problema si pone, qui sicuramente vale quel concetto di servant leadership che ogni tanto viene citata, che in effetti io stesso ho visto funzionare molto bene, ma ecco, sono contento che anche tu stesso me ne dia conferma, perché è un modello alla fine di leadership e di gestione che io vedo funzionare molto bene, soprattutto poi quando le persone poi vedi che meritano fiducia, le devi lasciare tranquille, essere a disposizione di loro, non il contrario, un po' un elemento fondamentale questo, sicuramente. Assolutamente sì, io sono un fan di quell'approccio, tra virgolette, manageriale, cioè io sono convinto che le persone, allora, posto che il punto di partenza è il talento delle persone, quindi prendere persone che siano, può essere, diciamo, superficiale come cosa, in realtà non lo è, cioè prendere delle persone che sono il meglio possibile sul mercato, il più allineate possibili a livello di cultura, posto che io do sempre molta, nel tempo ho sempre dato molto peso alle soft skill e poco peso alle hard skill, cioè la roba tecnica io te la insegno. Se sei un asshole, quello non si cambia, ok? Quindi quello è sicuramente il punto di partenza. Il problema, posto che quello è il punto di partenza, poi io sono assolutamente convinto che tutto quello che sono processi e linee manageriali siano il male necessario. Cioè, che cosa vuol dire? Che più processi hai, più linee manageriali hai, più ingesti l'azienda. Ok? Quindi bisogna trovare il giusto compromesso, nel senso che bisogna avere processi servono, linee manageriali servono, perché sennò l'azienda non scala, ma allo stesso tempo chi ti, diciamo, devono essere cose che sono messe a servizio veramente dei tecnici e a servizio del tecnico, affinché il tecnico possa esprimere il suo potenziale e fare bene il proprio lavoro, ok? E nel nostro caso, guarda, quello che tu hai citato prima è assolutamente vero, ma in realtà non è un limite. Io credo che sia il nostro valore aggiunto, cioè noi siamo partiti. Allora, premesso che non sono un fan del concetto di azienda come famiglia, ok? L'azienda è lavoro, la famiglia è famiglia, è un'altra roba, sono due robe separate, ok? E io con i ragazzi, con il team, non li ho mai mischiati. Detto questo, siamo compagni di avventura, cioè siamo brothers in arms, ok? E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà quello che deve essere il filo d'unione di tutto il team deve essere forte, perché dobbiamo superare gli ostacoli che il business ci mette davanti, che il mercato ci mette davanti costantemente insieme, e lì ci vuole veramente spirito di unione, ok? Detto questo spirito per noi è stato assolutamente un driver fondamentale nella prima fase. E io considero le persone che sono entrate in SIGAP, diciamo, dal giorno zero, come il founding team. Quindi sono persone con cui io tuttora, anche se sono tecnici, ho uno strettissimo contatto, e loro sono in realtà gli ambasciatori della parte culturale dell'azienda, del nocciolo duro dell'azienda, e io mi aspetto che siano loro a propagare questo spirito di unione anche alle persone nuove che sono entrate. E finora questa cosa ha funzionato molto bene, cioè noi abbiamo un team pazzesco. Molto bella questa prospettiva qui, mi piace che insomma i primi li consideri a loro volta come dei co-founder in questo senso qui, che debbono contribuire alla diffusione della cultura. Questo in effetti non è assolutamente scontato, mi piace. Poi guarda, proprio ripensando, no, anche ai momenti iniziali in cui poi di fatto anche la cultura aziendale, credo che un po' alla volta l'abbiate anche fatta evolvere, proprio per il fatto che inizialmente avete fatto bootstrap, creando un po' la practice di consulenza per poi switchare a prodotto. Ecco, anche questa qui è una fase che secondo me è molto interessante. Tra l'altro l'ho vissuta anche io stesso, perché in effetti questa è una possibile strada per fare bootstrap, finanziandosi con la consulenza, per poi creare un po' quell'insieme di fondi che danno poi la possibilità di costruire un asset, sia un prodotto, una piattaforma, una tecnologia. Ecco, questo qui anche altri cercano di farlo, non tutti con successo. Io poi nel mio caso, siccome poi comunque la parte di consulenza andava bene, l'ho comunque fatta evolvere
per conto suo e non l'ho mai chiusa, mentre faccio anche altre. Cioè, lo stesso sito Mastermind oggi lo considero un po' come una mia startup. E quindi volevo chiederti quella che è stata la tua esperienza in questo senso qui, perché comunque c'è anche un cambio di mentalità, sia anche dal punto di vista di gestione, anche imprenditoriale, tecnologica, che anche proprio di poi come trattare la transizione, perché mi immagino che all'inizio c'erano dei clienti che vi chiedevano consulenza, realizzavate progetti, fornivate consulenza pura, eccetera, eccetera. E a un certo punto avete dovuto portare questi clienti a ragionare a loro volta in modo diverso oppure ad abbandonarli. Penso che anche questa qui in generale sia stata una fase sfidante in sé potenzialmente. Oppure d'altra parte è stato così grande successo come prodotto che a un certo punto avete detto, caro cliente, ormai facciamo altro, ciao. Non so, qual è stato un po' l'approccio? Beh, allora, l'approccio è stato in realtà di far crescere in maniera organica la parte di prodotto e quindi onboardare e far evolvere di conseguenza il business model sul prodotto. Quindi a mano che Fury nasceva come distribuzione ed evolveva come distribuzione Kubernetes, abbiamo iniziato a prioritizzare, cioè abbiamo iniziato a cam abbiamo cambiato in maniera diciamo piano, ma in maniera determinata il business model, per cui a un certo punto abbiamo iniziato a dire di no ai vari progetti. Cioè, mi spiego meglio, noi, questa è una cosa di cui io sono iperconvinto, noi abbiamo overperformato i nostri competitor e noi di competitor ne avevamo, cioè la piccola media impresa, le piccole medie aziende di consulenza ce ne sono tante nel mercato italiano e noi non siamo più bravi di loro, ok? In termini di competenza è un mercato estremamente competente quello italiano. Io penso che quello che abbia fatto la grossa differenza tra noi e appunto i nostri competitor, che magari tuttora stanno cercando di fare lo switch a prodotto, è il fatto che noi abbiamo iniziato a dire di no in maniera molto marcata ai progetti. Quindi abbiamo prioritizzato il nostro tempo in maniera ferrea. Ok? E questo siamo riusciti a farlo, uno, perché non avevamo sales. Quindi, che cosa vuol dire? Non c'era nessuno che aveva, diciamo, che era spinto per obiettivi personali a portare a casa progetti che in realtà ci avrebbero più distratto che non. Sì, ti portavano a casa liquidità, da vedere quanta, ma che poi fondamentalmente andavano appunto a minare il bene più prezioso che un team possa avere, cioè il tempo. Okay, tempo e focus. E quindi a un certo punto abbiamo iniziato semplicemente a prioritizzare in maniera molto stretta il nostro tempo, il tempo del team, e tutte quelle che erano richieste di customizzazione abbiamo iniziato a trattarle come feature request di un prodotto. Quindi se tu cliente mi chiedi di fare A, o ha senso che venga integrato in Fury, o noi non siamo in grado di farlo. E quindi, oppure viene trattato come progetto consulenziale, ma che tendenzialmente non facciamo, poi sai, lì dipende da, cioè, strategicità del cliente, cioè ci sono tanti fattori. Però, se viene trattato come progetto consulenziale, chiaramente assume un valore quasi da piano B quando uno ha un buco di tempo sul team di delivery. No, interessante anche questa prospettiva qui, perché in effetti, ripeto, non è semplicissimo fare questo switch. Voi, insomma, direi che avete trovato una formula che a questo punto ha funzionato e vi ha traghettato verso che poi quella che è la fase attuale. E proprio infatti, anche su quello che dicevi prima delle vostre recenti evoluzioni, volevo chiederti qualcosa, nel senso che dopo il vostro bootstrap fatto in totale autonomia, quindi un po' quella fase di consulenza, poi col successo da parte prodotto, eccetera, eccetera. Alla fine siete arrivati comunque a definire, a trovare un partner finanziario. Ora, qui la mia domanda era cosa significa a questo punto raccogliere fondi e crescere in questo senso qui, nello specifico contesto italiano, visto che è un mondo particolare anche quello, ecco. Sì, allora, innanzitutto io vorrei sfatare un mito, o meglio, parlo della mia esperienza, però magari non fa testo, però la mia esperienza mi porta a dire che chi dice che non ci sono soldi, non dico mente, perché non voglio dire che mente, però in realtà non intende non ci sono soldi, intende
In realtà io credo che in Italia non ci sono soldi da buttare, che è una roba diversa, cioè manca il capitale, mancano gli investimenti, ci sono forse pochi investimenti ad alto rischio. Ok? Detto questo, se uno invece, il nostro approccio è stato diverso, noi abbiamo iniziato a far soldi, quindi cioè, questo faceva parte del mio personale mindset, cioè se una roba non produce denaro, vuol dire che il business model c'ha qualcosa che non va, ok? Vuol dire che stai sbagliando proprio qualcosa alla base, ok? E quindi per noi il focus è stato trovare il modo di fare i passi che volevamo fare continuando a produrre più denaro di quanto non ne bruciavamo. E questo ci ha portato a fare moltiplicatori molto importanti anno su anno e ad essere sempre cash flow positive, ok? Quindi in realtà questo è il punto di partenza. Quando tu riesci a tirar su una realtà piccolina, perché noi eravamo piccolini, 10, 15, 20 persone, non di più, ok? Che però riesce a dimostrare che la propria idea imprenditoriale produce denaro, vi posso garantire che gli investitori ci sono. Devi soltanto decidere che tipo di investitore vuoi, ok? E gli investitori saranno, ce ne sono di tanti tipi. C'è l'investitore che ti vuole comprare per embeddarti nella sua organizzazione, però a quel punto devi essere disponibile, tra virgolette, a sacrificare la tua visione, ok? Perché entri a far parte di un mondo più grosso di te. E questa era una cosa che noi non eravamo, noi siamo nati per creare un nuovo vendor open source, ok? Noi vogliamo essere un nuovo riferimento internazionale in quello che è il mondo dell'open source. Noi abbiamo questa dimensione. E quindi essere comprati dall'azienda di consulenza di turno o dalla realtà più o meno industriale di turno per noi non era una cosa particolarmente abilitante, ok? Non era quello che cercavamo. Abbiamo quindi trovato questo investimento. Non so se posso fare il nome dei nostri investitori, vabbè. Sì, Ok, abbiamo trovato assolutamente. questo investimento da parte di Whitebridge Investments, che con dei partner anche industriali che ci hanno affiancato, ha deciso invece di puntare sul nostro progetto. Ok? Il motivo, diciamo, principale, ci sono due motivi per cui uno fa un passo, per cui noi abbiamo fatto un passo del genere, posto che i soldi non erano il driver principale. Il primo è chiaramente comunque finanziario, nel senso che noi abbiamo come obiettivo di medio barra lungo termine un'espansione verso l'Europa, con dei piani abbastanza ambiziosi, ok? E quindi avere un partner comunque finanziario diventa uno step quasi, quasi necessario, numero uno. Numero due, anche proprio in termini di governance, ok? Quindi la dico come la direbbe il Paninaro. Più volte mi sono chiesto, Jacopo, cosa succede se tu vai via? Cosa succede se ti succede qualcosa? Capite che quando un'azienda di mestiere offre supporto a banche, la domanda diventa estremamente rilevante e di conseguenza riuscire a strutturare l'azienda oltre a quella che è la figura del founder, ok? Ma creando una vera e propria struttura di governance per noi è stato uno dei temi principali. Ecco, spero che tutto quello che hai detto infatti sia da ispirazione a questo punto anche per chi oggi vuole creare nuove imprese, nuove start-up, a identificare questo come via, cioè creare un modello di business in sé che già per conto proprio sia sano e funzioni, produca fatturato, quindi anche risultati, profitti, più che pensare semplicemente ad un'ottica di creare un qualcosa per o crearsi un lavoro perché si è rimasti senza, o per semplicemente attrarre investimenti, per semplicemente fare una exit. Infatti è anche per questo che vedo sempre di più, soprattutto in questi ultimi tempi, molte critiche a quello che è anche un po' il modello startup che viene anche, per dire esempio, dagli Stati Uniti, dove in effetti, l'hai detto giusta, lì invece di denaro da buttare ce n'è molto di più, il che ha prodotto però anche molti scarti e waste, diciamo così, quando invece effettivamente concentrando meglio gli sforzi su quello che porta a dei risultati reali, ecco, che cambia in effetti la logica. Ecco, quindi anche questo qui che hai detto è molto interessante, che infatti in Italia non c'è denaro da buttare, ma ce n'è per investire in progetti profittevoli, creati bene,
veri progetti imprenditoriali, ecco. Bravissimo, esatto. Infatti è proprio quello che volevo dire. Cioè, paradossalmente, io posso dirvi che SIGAP è cresciuta senza sales e senza presentazioni PPT. Okay. Io ho un'oggettiva difficoltà nel fare presentazioni aziendali più o meno, che poi chiaramente nel tempo più o meno abbiamo dovuto produrre, però è stata molto, diciamo che è stata faticosa, tra virgolette, ok? Perché? Perché il mio focus non è mai stato quello e secondo me fare vera impresa non è fare presentazioni PPT in cui si vanno a presentare pastrocchi. Mettiamola così, o idee, wishful thinking all'ennesima potenza. Bisogna portare bilanci, bisogna portare risultati, bisogna portare clienti, bisogna portare cose concrete, ok? Un team consolidato e via dicendo. No, assolutamente, infatti spero proprio che sia questo qui una delle cose che colgano della chiacchierata di oggi. Un'altra curiosità, passando in tutt'altro ambito, di cui hai anche già accennato qualcosa prima, a questo punto, no? Cosa significa fare open source in contesto enterprise? Cioè, effettivamente ormai a distanza di un po' di anni si può dire che l'open source sia una cosa ormai assolutamente standard? Vedi qualche difficoltà in questo senso, o anzi addirittura è più normale oggi puntare su tecnologia, qualcosa che è alla base open source rispetto a cose proprietarie? Voi veramente lo vivete in prima persona questo? Allora, questa è un'ottima domanda. Partiamo da quello che c'è di buono, cioè le aziende e le enterprise a tutti i livelli ormai hanno sdoganato le tecnologie open source come fondamento per poter garantire il corretto funzionamento aziendale. Ok? Cito una tecnologia open source, giusto per dirne una, Linux. Direi che lo troviamo ovunque, è il re ubiquitous. Onnipresente all'interno di tutte le server farm di tutti i clienti, e quindi ormai diciamo che il concetto di tecnologia open source in ambito aziendale è perfettamente sdoganato e sono spesso chiari, diciamo, i temi principali, quindi vendor lock-in, no vendor lock-in, strategicità in termini di sviluppo, creazione di standard che siano più o meno aperti e che quindi permettano di fatto al cliente di trattare la tecnologia come una commodity per quello che è, cioè una commodity, la tecnologia è commodity. Okay? Se uno potesse fare tanto fatturato con il minor numero di righe di codice possibile, è una roba buona, ok? Perché? Perché il codice costa mantenerlo, quindi in realtà meno tecnologia hai e più riesci a scalare, meglio è, perché hai meno costi di manutenzione. Detto questo, la parte appunto di tecnologia open source ormai è assolutamente sdoganata, quindi difficoltà anzi, richiesta e mercato ce n'è in maniera, diciamo, abitudinare, di routine, ok? Non ci siamo mai trovati nella condizione di sentirci dire: ah, ma siete open source, vendete supporto sul progetto open source, no, io preferisco la soluzione proprietaria, ok? Quindi da quel punto di vista lì il mercato è assolutamente maturo. E questo ti abilita a entrare un po' a tutti i livelli, tra virgolette, nel mondo, soprattutto nel mondo enterprise. È ovvio che poi noi operiamo in un mercato che è particolare, perché il mercato delle operation, il mercato dell'automazione infrastrutturale, il mercato DevOps, e tutto quello che ci gira intorno è un mercato particolare, chiaramente in fortissima crescita. Quindi forse questa sicuramente una delle cose che vorrei far percepire è che noi siamo fortunati perché? Perché abbiamo un blue ocean davanti, okay? E noi siamo cresciuti in un blue ocean in cui nemmeno i grossi vendor erano in grado di fillare totalmente e completamente da soli. Quindi oggettivamente il punto di partenza è stato trovare una nicchia che funzionasse. Okay? Trovare una nicchia di partenza in cui poter da piccolo pesciolino iniziare a diventare un banco di pesciolini, okay? E siamo un pochino a quel livello lì. È ovvio che poi che cosa vuol dire in realtà fare enterprise open source? In realtà è molto semplice, non ci sono segreti, non c'è nulla di
di complicato. Cioè, il modello di business è, posta che c'è una tecnologia open source e quindi il cliente ha bisogno di qualcuno che gliela supporta per sé in caso di problemi, si rivolge al vendor, perché? Perché quel vendor conosce molto bene la tecnologia, diciamo quello, il tool specifico, ne mantiene un fork oppure mantiene, fa parte del maintenance team del tool stesso. Quindi in caso di bug è in grado di intervenire, in caso di malfunzionamenti è in grado di intervenire. Questo per noi che cosa ha significato? Ha significato un fortissimo investimento al lato prodotto, con un team di prodotto software engineering, ok, spinto, e un team di operation che fosse in grado di coprire gli SLA richiesti dai clienti. Okay. Bene, bene, sono contento che mi dai questa conferma sul discorso open source e enterprise, perché quando ero partito io purtroppo non era così, e quindi sono contento che invece alla fine la cosa sia cambiata completamente. E detto questo, volevo sapere se avevi qualche risorsa da consigliare, di qualche tipo, di libro o cose del genere. Ma allora, sempre collegato all'aumento, posto che per me la parte facile del fare impresa è stata la parte tecnologica, perché ce l'avevo nel sangue ed è appunto quello da cui io, da dove arrivo, la parte organizzativa è stata quella sicuramente, ed è tuttora quella più delicata e challenging per me. Quindi sicuramente mi sento di consegnare un libro che si chiama Prime to Perform e parla di come creare una cultura performante, non tanto team o persone, ma una cultura aziendale, quindi in grado di scalare nel tempo e quali sono i pillar su cui andare a basarla. Bene, allora intanto io, Jacopo, ti ringrazio tanto sia per questo suggerimento che per tutte le esperienze che hai riportato. Per quanto riguarda il discorso dell'advisor, di mentor, io sono assolutamente d'accordo rispetto a quello che dicevi prima. Infatti, uno dei motivi per cui hai creato il sito Mastermind è proprio questo qui. Quindi invito chiunque sia a ricerca proprio di un supporto di questo genere a rivolgersi alla community, perché nasciamo anche per questo, anzi sono sempre di più le persone che ci chiedono un aiuto proprio in questo senso qui, proprio perché purtroppo, come dicevi anche tu, c'è molta solitudine in persone che si ritrovano in questo tipo di posizione, e cerchiamo di far sì che invece ci possa essere un confronto. Quindi grazie ancora, Jacopo, e a presto. Grazie a voi e confermo tutto quello che hai detto, avete creato una community davvero pazzesca. Grazie, mi fa piacere. A presto.